La Vetreria è il primo ristorante d'Italia d'azionariato popolare, è nato con l'idea di offrire un posto in cui appunto mangiare, un posto ospitale, un posto in cui ospitare eventi, un posto legato anche alla socialità. Io sono Francesco Cannavè, sono il presidente della cooperativa che si occupa di gestire i ristoranti. La cooperativa Articolo 4 nasce 2 anni e mezzo fa. La nostra idea era di fondare una cooperativa di produzione e lavoro che avesse come scopo non solo la sostenibilità economica delle attività, ma anche avere delle attività che in qualche modo potessero aiutare a questo progredire del bene comune. Per noi è stato prima pensare a un ristorante, la Vetreria Ristorante Popolare, che fosse un po' un punto di incontro in cui uno sa quello che va a mangiare, in cui ci sono dei prezzi popolari, in cui c'è un discorso anche legato all'accoglienza delle persone. Dopodiché abbiamo aperto una gelateria nel quartiere di San Salvario. È una gelateria molto semplice, una gelateria quasi da altri tempi, che non utilizza polverine ma fa i gelati come si sono sempre fatti, molto semplicemente. E in ultimo il progetto è quello del pane, Panacea. Facciamo pane a lievitazione naturale 100% con pasta madre utilizzando i grani antichi di una volta. Panacea è l'ultimo progetto, è la produzione di pane a lievitazione naturale 100% con pasta madre, quindi pane senza lievito di birra. Noi ci siamo rifatti all'idea di rifare il pane come si faceva negli anni 50. Abbiamo proprio cercato i disciplinari e quindi da una parte c'è la lievitazione naturale con solo pasta madre e dall'altra l'utilizzo di grani antichi, prima di tutte le modifiche che ci sono state a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi un pane più digeribile, un pane che dura una settimana, un pane che sfama per più tempo, un pane che non ci rende allergici. Era importante sapere che tipo di farina si utilizzavano e quindi abbiamo creato insieme a Coldiretti e il Parco Naturale di Stupinigi la prima filiera del pane del Piemonte, cioè il pane che mangiate da noi arriva esclusivamente da 6 contadini di Stupinigi che hanno deciso di adottare un disciplinare. Ai popoli del mondo mi sentirei di dire di non avere paura dei fallimenti e delle sconfitte. In 100 anni di solitudine il colonnello Buendía perse 30 guerre e le perse tutte. E non per questo non è stato ricordato in qualche modo. Quindi non avere paura del fallimento, perché fa parte della vita e forse può insegnare ancora di più del successo.